Ciao ragazze, ciao ragazzi! Il cielo d'Irlanda di Massimo Bubola, scritta per Fiorella Mannoia, che ha reso famosa questa bellissima canzone. Vediamo un tutorial super dettagliato per imparare a suonarla in versione da spiaggia, come diciamo noi, o strumming, come dicono quelli bravi. Come al solito, prima vediamo un breve esempio per capire come impostare la canzone, poi ci facciamo una chiacchierata per un po' contestualizzare, anche per tirare fuori degli elementi stimolanti, anche non prettamente tecnici, poi vediamo uno schema dettagliato per capire come va impostato il movimento della mano destra, quindi il movimento delle pennate, e poi vediamo inquadratura stretta della mano sinistra e della mano destra con i diagrammi degli accordi in sovraimpressione per capire esattamente che cosa dobbiamo andare a fare. Quindi, come sempre, tutorial super completo. Prima di cominciare, consueti avvisi ai naviganti: se non vi siete mai iscritte o iscritti al mio blog, fatelo, perché trovate nell'area riservata del mio blog, accessibile solo agli iscritti gratuitamente, il PDF stampabile con le sigle degli accordi di questa canzone e di tutte le altre di cui abbiamo fatto i tutorial. Inoltre, grande novità, adesso ci sta anche il PDF stampabile con lo schema delle pennate. Me l'avete chiesto e vi ho fatto pure quello, quindi ci trovate anche questa cosa. E poi trovate un sacco di altro materiale che io metto a disposizione dei miei iscritti. Se non avete poi fatto l'iscrizione al canale YouTube, fatela, così quando escono i nuovi video ve li pappate freschi freschi appena sfornati. E infine vi ricordo che se avete difficoltà a seguire tutorial come questo, se avete in generale difficoltà a impostare una canzone, magari sapete suonare degli accordi, dei giri di accordi, però poi fate fatica a impostare una canzone completa, ho fatto un corso apposito per questo tipo di problemi che si chiama Corso per principianti di secondo livello e trovate il link nella descrizione di questo video. E adesso ciancino le bande e vediamo come suonare il cielo d'Irlanda di Massimo Bubola. Il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole, il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce. Cielo d'Irlanda, i tuoi occhi se guardi lassù, che nega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Cielo d'Irlanda si spalla di muschio e di lana, cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, si ubriaca di stelle di notte e il mattino è leggero, si ubriaca di stelle e il mattino è leggero, dal Donegal alle isole Aran e da Dublino fino a Connemara, dovunque tu stia viaggiando con Zingario Re. Cielo d'Irlanda si muove con te, cielo d'Irlanda è dentro di te. Il cielo d'Irlanda di Massimo Bubola, scritto per Fiorella Mannoia, che poi ha reso celebre la canzone. È una canzone potente, ragazzi, emozionante, almeno per chi è mai stato in Irlanda. L'Irlanda, secondo me, è uno di quei posti che stanno nella categoria, diciamo, di quei posti, stanno nella categoria di quei posti che quando ci vai poi ti lasciano una malinconia dentro, quando poi ovviamente te ne devi andare. Si parla comunemente, no, del mal d'Africa, si dice che chi sia mai stato nel continente africano poi per tutta la vita gli resta questa nostalgia, no, dell'Africa. E secondo me con l'Irlanda succede qualcosa di molto simile. E oltretutto è sicuramente un luogo che ha un grande fascino per tutti quelli come me che sono appassionati di folklore musicale, perché come sappiamo il folklore musicale tradizionale irlandese è sicuramente uno dei meglio, forse il meglio sopravvissuto tra tutte le tradizioni folcloriche europee. Anzi, non è che è sopravvissuto, è proprio vivo e vegeto. Gli altri sono sopravvissuti, cioè quelli che ancora oggi possiamo sentire, nel senso che una tradizione musicale folclorica secondo me è sopravvissuta quando ci sono gruppi di persone ancora appassionate che cercano di tramandare quelle conoscenze, lo studio degli strumenti tradizionali tipici e farli conoscere. Ma nel caso della tradizione musicale irlandese invece è qualcosa di ancora vivo, una cultura viva e diffusa anche tra le persone, diciamo, non addette ai lavori, ecco, diciamo così.
Se siete mai stati in Irlanda, anche a Dublino, entrate la sera in un pub molto facilmente, se trovate posto, probabilmente troverete facilmente qualcuno che canta a squarciagola le canzoni tradizionali del folklore. E si dirà che sono sicuramente fatte cose anche a uso e consumo dei turisti, sì, però è un dato di fatto che comunque c'è un sacco di gente che conosce quei repertori, ci sono ragazzi che studiano gli strumenti musicali tradizionali, insomma è una cultura sicuramente viva e per me poi ha un'importanza anche personale, diciamo, perché quando io ho cominciato a applicarmi seriamente al fingerstyle, fingerstyle sarebbe il suonare con le dita e non con il plettro. Io ho sempre fatto fingerstyle, fin da quando ragazzino ho imbracciato la prima volta una chitarra, qualcosina con le dita suonavo sempre, però poi a un certo punto della mia vita ho deciso di dedicarmici in maniera seria, intorno all'inizio degli anni 10. E tra i primi brani che ho cominciato a studiare c'erano alcuni brani del folklore tradizionale irlandese riportati su chitarra, riarrangiati per chitarra acustica. E quindi passavo parecchio tempo ad ascoltare questi brani suonati dalle band tradizionali. Tra l'altro, questa è un'altra cosa interessante, no? Ci sono band di folklore musicale irlandese che sono diventate famose in tutto il mondo, tipo i Chieftains, i Dubliners, i Pogues. I Pogues sono più, diciamo, folk punk, però comunque è musica fortemente legata al folklore musicale. Questo pure è indice della vivacità di quella cultura, no? Di quella cultura tradizionale. E dicevo, quindi mi sono applicato a questi brani, ascoltandoli molto come li suonavano loro e cercando di riprodurre quel tipo di feeling, quella sensazione anche sulla chitarra. E quindi il mio stile chitarristico, diciamo, ha risentito molto di questa cosa, di questa influenza della musica tradizionale irlandese. E vabbè, basta. Diciamo che da questo posso trarre un piccolo insegnamento, magari che può essere utile a qualcuno. Questi in cui vi insegno a suonare le canzoni sono tutorial per principianti, però magari fra di voi c'è qualcuno che poi deciderà di proseguire lo studio della chitarra, imparare a fare anche cose più complesse, più articolate. Allora, il mio consiglio è ascoltate anche e applicatevi anche su musica non chitarristica, non nata per la chitarra. Questa è una cosa che fanno spesso i musicisti, che ho sentito dire che fanno anche musicisti molto molto bravi, cioè magari provano a studiare assoli di sassofono o pezzi di violino riapplicati sulla chitarra, perché questo ci fa uscire un po' dagli schemi tipici dello strumento a cui ci applichiamo e quindi ci apre la mente. Ecco, questo piccolo consiglio per chi poi si dovesse cimentare in cose più complesse. Veniamo invece a questa canzone, a proposito di cose più complesse, perché questa canzone qualche difficoltà la presenta. Abbiamo fatto un sacco di tutorial super facili. Oggi ci cimentiamo con qualcosa di un po' più sfidante. Innanzitutto ci sono due accordi col barré in questa canzone e non ve li sostituisco, questi ve li beccate così come sono. Abbiamo visto tante canzoni senza barré in passato o canzoni col barré che vi ho, per i quali vi ho mostrato dei trucchi per suonarle senza barré. Questa ve la beccate così. I barré dovete cominciare a farli e se non ci riuscite, studiate le altre canzoni di cui abbiamo visto i tutorial. Questa è la prima difficoltà. Ci stanno un Fa diesis minore e un Do diesis minore. Do diesis minore è abbastanza facile come accordo col barré. Il Fa diesis non è duro come un Fa, però ci vuole la tecnica del barré. Seconda difficoltà di questa canzone sta nel fatto che in alcuni punti la chitarra e la voce seguono due ritmi diversi. Cioè la chitarra attacca in un modo e la voce attacca in un altro. Per esempio quando fa cielo d'Irlanda è dentro di te, dentro di te. Cielo d'Irlanda è dentro di te. Invece che cielo d'Irlanda è dentro di te. Cielo d'Irlanda è dentro di te. Allora, questa cosa qui, se noi stiamo cantando e c'è un altro che suona la chitarra, è
È facile, è facilissima, ma se stiamo facendo noi da soli le due cose contemporaneamente, dobbiamo capire che la voce attacca in un punto diverso dal tempo forte della petrata di chitarra. Non è qui, è dopo. Dentro di te, ok? Ci sono vari punti della canzone in cui c'è questo giochino da fare, quindi prestarci attenzione. Altra difficoltà che si può trovare in questa, ma anche in altre canzoni, quando ci sono dei giri musicali, ci sono diversi tipi di giro musicale all'interno della canzone che presentano accordi simili o addirittura gli stessi accordi, ma messi in ordine diverso. Questo confonde molto. Questo può confondere, quindi ci si impiccia tra strofa, parte A della strofa, parte B della strofa, ritornello, perché i giri sono molto simili, gli accordi sono praticamente gli stessi, ma messi in sequenze diverse. Attenzione a questa cosa qui, bisogna accendere il cervello, provarsi le varie parti singolarmente e poi tutta la canzone messa insieme varie volte finché non diventa automatico seguire il giro d'accordi i giri di accordi corretti. Ecco, queste sono un po' le difficoltà di questa canzone. E adesso andiamo a vedere il dettaglio delle mani, mano destra e mano sinistra, ovviamente, ma prima, come al solito, schemino con gli accordi per vedere come dobbiamo. Schemino con le pennate, scusate, così vediamo come dobbiamo gestire il movimento della mano destra, che in realtà è abbastanza semplice perché la ritmica la facciamo uguale per tutta la canzone. Come al solito. Solita raccomandazione, io vi faccio vedere lo schema di base delle pennate, poi una volta che lo avete acquisito, questo schema, che l'avete fatto vostro e vi viene facile, lasciatevi trasportare dall'esecuzione e quindi aggiungete o togliete pennate a seconda dell'emozione, dell'estro del momento, ok? Adesso, rivedendo la registrazione, mi sono accorto che ho preso due o tre stecche veramente agghiaccianti. Parlo della voce, veramente delle stonature agghiaccianti, ma non ce ne importa niente. Se io fossi uno youtuber serio, rifarei la registrazione, ma vi sarete resi conto che non lo sono. E quindi, d'altra parte, quello che ci interessa è la parte chitarristica. Volevamo imparare a suonare questa canzone con la chitarra, e quindi non ce ne importa niente della voce. Poi ci stanno, lo so, i youtuber, quelli seri, che si provano le cose 2000 volte, si riguardano e si riguardano, o addirittura registrano in playback per essere super impeccabili, quando invece non siamo così. Siamo più spontanei e a volte facciamo queste cose. D'altra parte, questa canzone, cogliamo l'occasione per dirlo, non è facile da cantare per noi maschietti. Ci sono delle parti che sono molto acute, infatti vi sarete accorti e accorti che per riuscire a cantare questa canzone devo saltare da un'ottava all'altra. Quando la melodia si fa troppo acuta per la mia voce, salto all'ottava inferiore, e questo saltare da un'ottava all'altra può far perdere l'intonazione, quindi anche questo è un problema. In questo caso il capotasto non ci riesce a venire tanto in aiuto. Di solito basta mettere un capotasto, si cambia l'intonazione della canzone, e così una canzone per voce femminile la riesce a cantare anche un uomo e viceversa. In questo caso però bisognerebbe mettere un capotasto in una posizione molto avanzata per cambiare la tonalità di questa canzone, e quindi verrebbe una roba un po' strana. Quindi io ho fatto ricorso a questo metodo di saltare da un'ottava all'altra, però non è semplice da gestire questa cosa. Uno bravo a fare questa cosa era Franco Battiato. Gli ho visto fare questa cosa dal vivo più di una volta, erano gli ultimi anni di attività evidentemente, e concerti di 2 o più ore non ce la faceva a cantare nella stessa tonalità le canzoni di quando era giovane, e quindi faceva questa cosa di saltare all'ottava inferiore quando la melodia diventava troppo acuta. Solo che lui evidentemente lo sapeva fare molto bene perché era un ottimo cantante. Comunque, veniamo alla canzone. Allora, da un punto di vista ritmico, quello che facciamo col plettro è molto semplice. Dobbiamo, fare un unico pattern ritmico, tra l'altro neanche difficile, e lo facciamo invariato per tutta la canzone. E tra l'altro, ogni volta che attacca il pattern ritmico, cambiamo l'accordo. Quindi è veramente molto semplice. Un accordo per ogni esecuzione del pattern, tranne in alcuni punti in cui l'accordo di La viene tenuto per 2 volte la durata del pattern, altrimenti è sempre un accordo, un pattern, proprio super facile. E come al solito vediamo lo schemino in diciamo gruppi da 8. A proposito di questo, non abbiamo detto che
La canzone riprende alcuni stilemi tipici della musica folk irlandese, a parte le sonorità tipico l'unisono tra violino e flauto, ma proprio anche da un punto di vista ritmico, perché il ritmo è proprio quello di un reel. Cos'è un reel? È una musica da ballo e un ballo tipici della tradizione irlandese, quindi da un punto di vista ritmico è proprio la riproposizione di un tipico reel irlandese, che il cui ritmo di base è taratara, così. E noi lo rivediamo facendo questa canzone a gruppi da 8, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, che adesso però andiamo a vedere evidentemente in maniera molto più rallentata per poterci capire qualcosa. In questo pattern possiamo suonare la pennata verso l'alto sul tempo 8 e possiamo anche non suonarla, funziona comunque. Io a volte ce la metto, a volte non ce la metto. In questo schema delle pennate ce l'ho messa per completezza, però in effetti avrei dovuto forse mettere quella freccia chiusa fra due parentesi, così si capiva che è opzionale. Però adesso la vediamo con la pennata. Molto semplicemente, quindi dobbiamo fare, come al solito vi ricordo che lo schema si legge in alto a sinistra, in alto a destra e poi in basso a sinistra e poi in basso a destra. Facciamo una pennata verso il basso su 1, siamo su accordo di La all'inizio, su 2 niente, poi su 3 di nuovo pennata verso il basso, 4 alto, 5 basso, 6 alto, 7 basso e 8 alto. Questo è il pattern ritmico e lo facciamo per tutta la canzone, sempre uguale. Noi adesso lo rivediamo tutto per maggiore chiarezza, ma insomma è sempre uguale. Quindi su questa, nella prima parte della strofa, quella che chiameremo parte A della strofa, facciamo questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Andiamo su accordo di Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Accordo di Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Accordo di La di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E questa cosa la ripetiamo per due volte. Questa è la parte A della strofa. Per quanto riguarda invece la parte B, saltiamo all'accordo di Fa diesis minore, che è come un Mi minore ma con il barré al secondo tasto, e sempre stesso schema ritmico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Andiamo su Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Su Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E di nuovo su La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Restiamo ancora su La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Di nuovo Fa diesis minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Poi di nuovo La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Di nuovo La per due volte il pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E veniamo al ritornello. Facciamo Fa diesis minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Do diesis minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Ancora La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E questo è lo stesso giro che abbiamo visto anche nella strofa. Proseguiamo però con la parte del ritornello. Qui andiamo di nuovo su Fa diesis minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Do diesis minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Ancora La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Fa diesis minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E questo sempre è come nella strofa, e infatti poi chiudiamo come nella strofa con La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E due volte La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, O. E adesso andiamo a vedere da vicino cosa dobbiamo fare con mano sinistra e mano destra con i diagrammi degli accordi in sovrimpressione. 1, 2, 3, 4.
qua. Va bene ragazze e ragazzi, grazie per avermi seguito fino a qui e grazie pure a quelli che hanno chiuso prima. Io vi ricordo, prima di salutarci, che nell'area riservata del mio blog c'è il PDF stampabile con le sigle degli accordi di questa canzone e di tutte le altre di cui abbiamo fatto i tutorial, e anche il PDF stampabile con lo schema delle pennate. E poi vi ricordo che comunque, se avete difficoltà con questi tutorial, esiste il corso per principianti di secondo livello. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video e se vi va noi ci vediamo al prossimo. Ciao e grazie.